ora nel Villaggio per la Terra, nella domenica pomeriggio del Giubileo dei Ragazzi, per essere vicino a chi si impegna per un mondo migliore, attraverso la costruzione di reti di solidarietà, tutela dell'ambiente, legalità e dialogo interreligioso. Papa Francesco è arrivato a sorpresa al galoppatoio di Villa Borghese a Roma, poco prima delle 17, accolto dall'entusiasmo di quasi 4.000 persone e dagli organizzatori, Earth Day Italia e Movimento dei Focolari. Sul palco del villaggio, allestito per la giornata della Terra del 22 aprile, giorno nel quale è stato firmato all'ONU l'accordo sul clima COP21, il Papa dell'enciclica Laudato Si ha fatto proprio lo slogan dell'Earth Day, «Io ci tengo». Poi ha ascoltato la testimonianza di alcuni partecipanti alla Mariapoli di Roma, iniziativa dei focolari per condividere esperienze di solidarietà verso i poveri, i detenuti e chi finisce nella spirale del gioco d'azzardo. Le voci di Roberto e Maria Chiara e il commento di Papa Francesco nel suo discorso a braccio. Per me è una grazia immensa ogni volta che vado da queste famiglie, perché un po' mi rivedo me stesso, un po' vedo le dignità di queste donne sole con bambini piccoli che vivono proprio in condizioni disperate, ma però in silenzio aspettano che qualcuno vada loro a portare un po' di conforto, un po' d'amore. Ora io ringrazio Dio infinitamente perché ho di nuovo la mia dignità di essere umano, quello che avevo perso stando per la strada. Tanti deserti nelle città, tanti deserti nella vita di persone che non hanno futuro, perché sempre c'è, sottolineo una parola detta qui, sempre ci sono i pregiudizi, o le paure, o questa gente deve vivere e morire nel deserto, nella città. E voi fate il miracolo con il vostro lavoro di cambiare deserti in foreste. Andate avanti così. E chi non rischia mai si può avvicinare alla realtà. Per conoscere la realtà, ma anche conoscerla col cuore, è necessario avvicinarsi. E avvicinarsi è un rischio, ma anche un'opportunità. Per me e per la persona alla quale io mi avvicino, per me e per le comunità alla quale io mi avvicino. Cinque ragazzi a Roma si sono guardati intorno e hanno detto: cosa possiamo fare? Partiamo dalle scelte di tutti i giorni e quindi iniziamo ad andare a fare colazione, a prendere il caffè nei bar che hanno scelto di togliere l'azzardo dai propri locali. Dietro una scelta che sembra così semplice, in realtà c'è proprio un'altra visione dell'economia e dell'uomo, in quanto queste persone rinunciano al guadagno personale per il benessere dell'altro. Ecco, da questa idea, che poteva essere un'idea di uno solo, è stata lanciata l'idea di fare degli slot mob, cioè recarsi in 100, 200, 300 in questi bar e premiare votando col portafoglio. Tante volte l'amicizia sociale si deve fare col perdono, la prima parola, col perdono. Tante volte si fa con l'avvicinarsi, ma io mi avvicino a quel problema, a quel conflitto, a quella difficoltà, come abbiamo sentito che fanno questi bravi ragazzi e ragazze con i posti dove si gioca l'azzardo, no? E tanta gente perde tutto lì, tutto. E perdono anche, no? Perdonare, perché col perdono il rammarico, il rassentimento si allontana. È sempre costruire, non destruire, non distruggere, costruire. Lavorare insieme, rispettarsi. E così vedremo questo miracolo. Miracolo di un deserto che diviene foresta.